Allora, diciamo, le macchine, siccome abbiamo visto che le macchine motrici convertono l'energia del fluido in energia meccanica, e quindi poi questa energia meccanica potrà essere ovviamente convertita in energia elettrica, quindi se ho caletto su una macchina elettrica, ovviamente sulla turbina, posso poi convertire questa energia meccanica in energia elettrica, come già avete visto in altri corsi, che sono i corsi di elettrotecnica, avete visto che sono loro, c'è sempre questo accoppiamento. Ovviamente, diciamo, noi non studieremo ancora questi accoppiamenti, ma li vedete più in là, per cui le velocità a cui andranno le turbine sono connesse, soprattutto quando produciamo energia elettrica, alle velocità, diciamo, della macchina elettrica. Quindi se la macchina ha due poli dovrà andare a una certa velocità, quattro poli potrà andare a un'altra velocità. Non so se già avete fatto le macchine elettriche da questo punto di vista, avete visto che le velocità sono diverse in funzione delle frequenze che volete realizzare di rete. No, non l'avete fatto. A 50 Hz dovete quindi andare a 3000 giri, a 60 Hz invece dovete andare a 3600 e così via. Non l'avete fatto queste cose. Ma in elettrotecnica non fate proprio le macchine elettriche? No. Ah. Che cosa, quanto cambia? Vabbè, ve lo dico, a questo punto che dovranno andare alle stesse velocità, perché normalmente si mette i caletti ma sullo stesso. Allora noi in questo momento invece ci troveremo a fare, a questo punto con le macchine operatrici dovremo fare esattamente l'inverso, cioè prendo energia elettrica, prendo un motore elettrico e col motore elettrico ovviamente cosa faccio? Aumento la pressione del fluido, quindi in tante applicazioni io ho bisogno di aumentare la pressione, un compressore normalmente aumento la pressione del fluido, bene, in una pompa aumento la pressione del fluido, che mi servono per tanti motivi, mi servono sia per trasportare un certo fluido, per esempio abbiamo visto che l'altra volta, ragazzi, se voi avete un pozzo, dovete tirar fuori dell'acqua dal pozzo, che cosa fate? Prendete una pompa. La pompa, diciamo, tira l'acqua dal pozzo, ma che cosa fa? Vince che cosa? Quindi aumentando la pressione fa sì che il fluido salga lungo i condotti, quindi vince sia il salto di altezza, e quindi l'M, diciamo, questo serve a dare l'MG delta Z sostanzialmente del fluido, e poi serve a vincere le perdite di carico. E quindi questa pressione, sia se, diciamo, se dovete, diciamo, superare un dislivello, ma anche se dovete trasportare in orizzontale il vostro fluido, avete bisogno di una pompa che vi dà quella variazione di pressione che serve appunto al fluido a vincere le perdite di carico lungo il trasporto del fluido. Quindi queste sono già, mi immagino, delle applicazioni che avete in qualche modo già visto con l'ingegnere Cortellesi, avete iniziato a vedere, diciamo, quindi dovete dare quella pressione al fluido affinché ovviamente il fluido si possa muovere nel terreno della condotta, giusto? Chiaro? Se io prendo il fluido da qua, prendo, diciamo, a pressione atmosferica, e qua devo avere di nuovo pressione atmosferica, cosa devo fare? È ovvio che io avrò qua delle perdite di carico, quindi la pressione scende così. E chi mi dà questa pressione da questo livello qua a questo livello qua? Chi me la dà? Me la dà appunto la pompa, mi fa aumentare la pressione. Quindi attraverso la pompa aumento la pressione e quindi alla fine riesco a trasportare il fluido in questo modo. Quindi sia nel trasporto del fluido, ma anche in impianti più complessi, come vedremo quando andremo a fare i cicli, ho bisogno di componenti in cui, diciamo, la pressione del fluido in uscita è maggiore rispetto alla pressione del fluido in ingresso. Questo lo posso fare attraverso turbomacchine, sia macchine volumetriche ovviamente, sia turbomacchine, e quindi, diciamo, con turbopompe nel caso in cui il fluido sia un liquido, o turbocompressori nel caso in cui il fluido sia un gas. Allora, vediamo, diciamo, iniziamo a vedere una turbopompa. La turbopompa, il simbolo, avete visto, è questo. Quindi, diciamo, il fluido in ingresso in condizioni 1, il fluido in uscita in condizioni 2. Immagineremo adesso per semplicità che la pressione a cui, diciamo, entra il mio fluido è una condizione di liquido saturo, ma potrebbe trovarsi in qualunque condizione di liquido. Vabbè. Perché liquido saturo e non posso, diciamo, avere
liquido, diciamo, un liquido saturo più già vaporizzato. Per lo stesso motivo per cui mi dà fastidio, diciamo, il bifase sulle turbine. Cioè avere un flusso bifase mi dà sempre dei problemi su delle macchine dinamiche. Quindi non devo mai, diciamo, comprimere con, diciamo, con delle, diciamo, con, in questa situazione, perché potrebbe darmi dei fenomeni indesiderati. Ovviamente quindi da qui in poi posso tranquillamente, diciamo, utilizzare la macchina e avere ovviamente un fluido che andrà a variare la, diciamo, la pressione. Ovviamente normalmente su un sul liquido posso considerare quasi, diciamo, incompressibile il fluido, quindi, diciamo, la curva, diciamo, che andrò a seguire la trasformazione termodinamica su un piano PV quasi verticale, e lo stesso vale se mi trovo qui nelle condizioni, diciamo, di liquido saturo, andrò ovviamente a salire verticalmente nel caso del piano HS, perché andrò a salire verticalmente se e solo se del test uguale a 0. Cioè, quando è che del test uguale a 0? Se è generato. Okay. Allora, se a questo punto io lo faccio di nuovo qua, questa, così lo amplifichiamo, questa parte qua, se questa è, diciamo, sono le due curve, quindi le due sombre, 1 e 2, attenzione, perché questa sarà la curva 1, 2, nel caso, 1, 2S, nel caso di trasformazione isentropica. Ancora una volta, qual è la condizione qui che stiamo considerando? Stiamo facendo una serie di ipotesi, le stesse che abbiamo visto per le turbomacchine motrici. Cioè, quali sono le ipotesi? Condizioni stazionarie, giusto? Prima ipotesi. Seconda ipotesi, un ingresso e un'uscita. Poi, flusso monodimensionale, ingresso e un'uscita. Trascurabilità delle energie cinetiche e potenziali. Perché, diciamo, la pompa è molto piccola, per cui o stai in orizzontale, ma anche se stai in verticale, stiamo parlando di qualche, diciamo, di qualche decina di centimetri, quindi, diciamo, stiamo parlando, diciamo, di ovviamente valori molto piccoli, anche se la turbopompa, diciamo, una turbopompa di diversi kilowatt, ma stiamo parlando di un metro, stiamo parlando di macchine estremamente compatte, quindi l'energia cinetica e potenziale, diciamo, assolutamente le possiamo ottenere. Attenzione, perché, diciamo, ancora una volta, nel caso di una macchina reale, io ho che, diciamo, l'entropia nelle condizioni 2 sarà più grande dell'entropia nelle condizioni 2S. Quindi a parità di pressione, quindi ricordiamoci che questo, diciamo, prima uno di voi mi ha chiesto, ma dove mi fermo? Qua, dove mi fermo? Sempre sulla stessa isobara vi dovete fermare. Quindi partendo dall'isobara 1, arrivata all'isobara 2, ovviamente in condizioni diverse a seconda delle, diciamo, dell'irreversibilità della macchina, ma sempre allo stesso risultato dovete arrivare. Quindi se voi partite da una pressione di 1 bar e volete arrivare a 10 bar, o ci arrivate in modo diretto attraverso una trasformazione irreversibile che vi porta in 2S senza alcun aumento di entropia e quindi senza alcun aumento di temperatura, perché abbiamo visto che, diciamo, man mano che l'entropia aumenta, aumenta anche la temperatura, perché questa energia di pressione, diciamo, che fine fa questa energia in più che do? Diventa calore, diventa energia termica. Quindi ovviamente nelle condizioni 2 io avrò più, cioè, evidentemente più energia che devo dare, e poi, diciamo, adesso lo andremo a vedere, diciamo, non è facile venire con la cinematica, no? Molto semplice. E questo aumento della quantità di energia che devo dare, di energia meccanica che devo dare, me lo ritrovo non solo come aumento di pressione, ma anche come aumento di temperatura. Andiamo a vedere, scriviamolo, diciamo, in bilancio, e vediamo se quello che mi aspetto teoricamente corrisponde a quello che i calcoli mi devono fornire. Allora, andiamo a scrivere il bilancio e scriviamo, diciamo, il bilancio di prima e di seconda legge. Allora, scriviamo il bilancio di prima legge. M punto, scrivo direttamente semplificato, cioè senza, diciamo, utilizzando le ipotesi che abbiamo già detto. Quindi M punto per H con 1. Allora, attenzione, qua se voglio scrivere, a meno che voi non vogliate dire ogni volta che comprate una pompa, mi dà una pompa da meno 10 kW, il lavoro è negativo, no? Voi non dite così, se mi dà una pompa da 10 kW, comprerete, diciamo, dicendo qual è il lavoro, diciamo, la potenza, direttamente, diciamo, in segno, con segno positivo, pardon. E quindi che cosa fate? Alla fine, normalmente, andiamo sempre a utilizzare, diciamo, quando parliamo
delle potenze delle macchine, andiamo sempre, diciamo, a parlare del valore assoluto. Quindi il bilancio facciamolo come i valori assoluti, quindi che cosa entra qua? Entra, diciamo, quantità di energia in punto H con 1. Devo dare una certa quantità di lavoro, mentre prima me la prendevo, giusto, dalla mia macchina. Cioè la mia macchina mi forniva delle punto con E, e quindi stava dall'altro lato nel bilancio, giusto, è l'uscita. Qua non ho evitato di mettere il valore assoluto, potevo pure mettercelo, ma perché non l'ho messo? Perché era già positivo, quindi non si prendeva con la convenzione del segno. Sia se non la prendevate, L con E comunque è positivo. Quindi ho evitato di mettervi il valore assoluto e ho messo il bilancio. Qui invece lo devo mettere, perché altrimenti me lo troverete dall'altro lato, ma col segno meno. Giusto? E quindi M punto H con 1 più L con E è uguale a M punto H con 1. Ho già evitato di mettere un'altra volta GZ con 1 più V, l'abbiamo capito ormai, diciamo, è inutile che facciamo tutto quanto con l'idea. E quindi da questa relazione posso scrivere che L punto con E è uguale a M punto H con 1 meno H con 2. Attenzione, ricordatevi sempre, questo è il valore assoluto. Se volete utilizzare, potete utilizzare la convenzione del segno, ma se volete utilizzare la convenzione del segno ovviamente dovete mettere il meno davanti, se no non vi trovate più. Allora, quindi M punto per H1 meno H2, posso scriverlo come, ricordiamoci, diciamo, la termodinamica che abbiamo utilizzato per i liquidi, abbiamo fatto delle ipotesi semplificative. Quanto era il delta H, ve lo ricordate? Delta H non era più, non potevo utilizzarlo come proprietà termodinamica, che dovevo fare? Devo fare come delta U più quindi scriviamo delta U a quanto era uguale? A C delta T, quindi ciò C delta T, quindi T con 1 meno T con 2, va, lo mettiamo T con 1 meno T con 2 più V P con 1 meno con 2. Ok? Non mi trovo perché ovviamente qua non ho messo, ho detto che non utilizzavo la convenzione del segno e ovviamente invece non l'ho applicata. Ragazzi, L con E è uguale a H2 meno H1 P con 2 meno P con 1, ovviamente quando sono andato a mettere temperatura mi sono accorto. Allora ragazzi, è chiaro che sono due quantità tutte e due positive, cioè io avrò una variazione delta P perché ho un V delta P, perché il delta P è positivo, e quindi questo oggetto qua è positivo, e questo anche diventa positivo perché abbiamo detto che normalmente, diciamo, la T con 2 sarà più grande rispetto alla T con 1. Perché la T con 2 è più grande rispetto alla T con 1? Posso vederlo anche come? Con? Andando a vedere il mio punto delta S. Giusto? Perché se vado a vedere la T, diciamo, il delta S, cosa succede? M punto S con 1 più S punto gen interno è uguale a M punto S2, giusto? Quanto è uguale il delta S per un liquido, ragazzi? Termodinamica degli stati, l'avete già fatto. Allora, evidentemente il delta S deve essere positivo, giusto? Che S punto generato è uguale a M punto delta S. Ma quanto è uguale a questo delta S? Lo posso ricavare in funzione di che cosa? Il modello di, diciamo, di liquido incompressibile mi dice che il delta S è uguale a C logaritmo naturale di T2 su T con 1. E quindi che cosa avete? Che se delta E avete S gen uguale a 0, che cosa sarà? Ve lo scrivo? Delta S è uguale a C logaritmo naturale di T2 su T1. Abbiamo ricavato, diciamo, per i liquidi tanto tempo fa.
fa. Allora, se il delta S è uguale a 0, quando è che è uguale a 0 delta S, ragazzi? Quando S è generato è diverso da 0, giusto? Perché S è generato è uguale a M punto delta S, quindi se S punto generato è nullo, delta S sarà nullo, e quindi come sarà T con 2? T2S sarà uguale a T con 1. Quindi io mi ritrovo che nel caso in cui la trasformazione è reversibile, come sarà questo termine, ragazzi? Nullo. Va bene? Quindi non avrò variazioni di temperatura, ma avrò soltanto questo. Quindi il lavoro massimo sarà uguale a V delta P nel caso in cui ho una trasformazione irreversibile. Ci siete? Quindi, ovviamente, cosa avrò? Che l'L punto con E max sarà semplicemente uguale, non più a questo, sarà uguale a V delta P, che okay? M punto ovviamente sempre, e l'M punto stava pure qua, ragazzi, scusatemi, ma oggi sono proprio distratto forte. Quindi L con E uguale a M punto V delta P è uguale ancora, quindi uguale a V punto per delta P, se porto la volumetrica per delta P, e questo sarà il lavoro massimo. Ma attenzione alla parola massimo, perché mentre, guardiamocelo un secondo questa cosa, questo grafico. Allora, sul piano HS c'è questo, che abbiamo fatto prima. Sul piano HS, mentre il lavoro che devo fare nel caso di trasformazione ideale è questo, quale sarà il lavoro nel caso di trasformazione reale? Vedete che è questo qua, ragazzi, più grande. Allora attenzione, diciamo, anche alla parola che noi diciamo è il lavoro massimo, che è questo, perché stiamo parlando in segno, vi ricordate? Cioè quando evidentemente io ho qua meno 10, qua ho meno 13, meno 10 è massimo rispetto, diciamo, 1 è massimo rispetto al meno 13, perché abbiamo valori negativi di lavoro. Chiaro? Chiaro che invece devo dare, dal punto di vista del valore assoluto, io devo dare più lavoro, va bene? Cioè nel caso di lavoro reale dovrò darne di più purtroppo rispetto al lavoro massimo che invece darò nel caso di trasformazione reversibile, per quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato di lavoro massimo, vi ricordate? Allora, questa condizione ovviamente è una condizione svantaggiosa che posso anche capire facilmente in modo molto semplice. Perché? Perché quando io vado a fare l'integrale di V in dp, ragazzi, attenzione, cioè lì, diciamo, il lavoro è sempre funzione, c'è dentro sempre la V, ragazzi, il volume specifico. Più grande è il volume specifico, più devo fare lavoro. Allora, che cosa succede nel caso di trasformazione irreversibile? Questa quantità di energia che io sto dando non solo è di più perché, diciamo, ho un aumento di entropia, ma andrà in qualche modo anche ad aumentare il volume specifico perché aumenta la temperatura. Quindi ho degli effetti doppiamente negativi per l'irreversibile. Questo ovviamente lo posso anche scrivere con il, diciamo, guardando il rendimento. Perché anche per il rendimento, diciamo, per delle, diciamo, delle macchine motrici potrò associare il rendimento della pompa come eta P. Questa volta attenzione, perché per avere un rendimento inferiore a 1 che devo scrivere? Devo scrivere L punto max diviso L punto con E, e quindi il contrario rispetto a quello che facevo ovviamente nelle turbomacchine motrici,
in una termomacchina operatrice, quindi avrò L punto max, che sarà uguale a V delta P, mentre ovviamente a meno della portata massima, questa volta la portata massima ce la possiamo levare tutte e due le parti, quindi V delta P più C delta T. Questo è uguale ancora a 1 fratto 1 più C delta T su sono dubbi ragazzi su questa, sulle turbopompe? Allora, a questo punto possiamo passare a comprimere invece qualcosa di più complesso che un gas. Quindi vediamo cosa succede facendo una compressione invece su, una, su un gas. Turbocompressore. Allora qui ho sostanzialmente la stessa situazione rispetto alla turbina ma invertita. Bene, cioè il gas entra nelle condizioni 1, diciamo, a pressione più bassa e devo comprimerlo, quindi deve diminuire la sezione. Quindi esce nelle condizioni 2. Cosa faccio dal punto di vista sul piano TS? Ho sempre queste curve che sono congruenti e questa volta attenzione, perché invece di scendere, diciamo, da una pressione più alta a una pressione più bassa, che devo fare? Devo salire, quindi salto da qua, sono così, da qui salto in questo modo. Beh, 1, 2. Ovviamente se salgo in condizioni isoentropiche avrò 2S, se invece la trasformazione non sarà isoentropica avrò condizioni del punto 2 che saranno ovviamente diverse rispetto al punto 2S. Allora, ancora una volta le relazioni sono sostanzialmente simili a quelle che abbiamo visto, diciamo, in precedenza, ma attenzione perché ho M punto H con 1 più ancora una volta L punto con E sarà uguale a M punto H con 2 e quindi L con E, L punto con E sarà uguale a M punto che moltiplica ovviamente H2 meno H con 1, ma qui posso ancora una volta, diciamo, utilizzare la termodinamica degli stati e quindi scrivere che questo è uguale a M punto per il calore specifico Cp per T2 meno T con 1. Ovviamente se io so che il delta T è più grande sarà l'L con E che dovrò fornire. E quindi, come vedete, in questa, diciamo, prima situazione la temperatura ovviamente è più bassa, nella seconda situazione la temperatura sarà più elevata e quindi fornirò una quantità di energia meccanica più grande rispetto alla prima. Questo lo posso fare, ricordiamoci, se e solo se, qui ho fatto... Che cosa sto considerando, ragazzi? Nel fare questo, solo questo passaggio qui. Cp delta T, che cosa sto dicendo? Uno, che il gas è ideale. E due,
perché il CP è costante, altrimenti dovrei mettere un CP medio, ricordate? Quindi ho L punto per M punto per delta H CP delta T, e posso anche scrivere ancora una volta M punto per S con 1 più S punto G uguale a M punto per S con 2, e posso ancora scrivere che l'L punto con E è uguale a M punto, equazione geomeccanica, che moltiplica, ovviamente questo c'è un meno davanti, meno M punto integrale di V in dp più G dz, vabbè, metto tutto il resto che abbiamo ovviamente abbiamo semplificato, più R. Questo integrale lo so, ancora una volta lo so risolvere. A me l'abbiamo già risolto prima. Perché ovviamente se la trasformazione è una trasformazione reversibile, quindi questa parte qui è la parte, diciamo, reversibile, quindi farò 1, 2, S e mi ricaverò la mia trasformazione reversibile e ricaverò l'integrale di 1, diciamo, tra 1 e 2. Allora, qui volevo farvi vedere una cosa. Teoricamente, se io invece di salire così, se fossi salito in questo, cioè se fossi andato a comprimere in questo modo 1, 2, t, che cosa sarebbe successo, ragazzi? Vediamo un po'. Rimaneva? Ovviamente la temperatura rimane costante, comprimendo in modo isotermo, ma quale sarebbe stato il vantaggio di questa trasformazione? Lo vogliamo vedere. Se andiamo sul piano PV lo vediamo abbastanza facilmente, su questo piano lo possiamo vedere in modo un poco più difficile, perché se io vado da 1 verso 2, allora questo è un isoterma e questa è un'isentropica, giusto? Questo è 1, questo è 2S e questo è 2T. Mi trovate, ragazzi? Allora, se io vado a fare l'integrale di V del T, questo integrale qua, ottengo il lavoro meccanico che devo dare per unità di massa, ovviamente. Allora, vedete che se qualora riuscissi a fare una, diciamo, una compressione isoterma, dovrei spendere meno, diciamo, energia meccanica rispetto alla compressione isentropica, ovviamente ancora di meno rispetto a 1, 2, 2 sarebbe qua, ragazzi, ovviamente, questo è 2S, questo è 2T, questo è 2S, questo è 2. Quindi ovviamente su 2 si spende ancora di più, perché ovviamente la espansione diventa reversibile, quindi mi sposto ancora più verso entropia crescente. Quindi è evidente, qui è molto molto chiaro, vediamo qui pure lo posso ricavare. Perché lo posso ricavare? Attenzione. Perché in questo caso è facile dimostrare che il lavoro che devo, che dovrei dare in questo caso sarebbe questo. Ovviamente sto sempre parlando di lavoro per unità di, diciamo, di portata massica. Nel caso invece di nel caso di lavoro, diciamo, tra 1 e 2S, il lavoro, ragazzi, sarebbe questo qui. Tutto quello che sta sotto questa curva. Perché? Vediamo un po'. Allora, questo è un piano PS. Vediamo perché. Non posso fare questa analisi. E quindi capire che in questo caso, vedete, questo sarebbe il risparmio che ho ottenuto, quello che sta in questo triangolino che sta qui dentro. Allora andiamo a vedere per quale motivo posso fare questa analisi. Attenzione, perché questo non so perché è una cosa che
diciamo, poi spesso si dimentica. Quindi ragioniamoci bene insieme. Allora, è evidente che, ragazzi, nel caso in cui il lavoro fosse isotermo, io avrei L punto uguale a Q punto. Cioè il lavoro di Elica che devo, ovviamente stiamo sempre parlando di un valore assoluto, cioè il lavoro di Elica che dovrei fornire nella compressione sarebbe esattamente uguale a quello che devo sottrarre alla turbina per poter mantenere la temperatura costante. Li trovate? Perché giustamente ha detto il vostro collega, diciamo, ha detto questo, il punto 2T si trova alla stessa temperatura del punto 1. Se si trova alla stessa temperatura del punto 1, quant'è il delta H? Diciamo, l'H di 2T, com'è rispetto all'H con 1? Uguale, quindi delta H uguale a 0. Tant'è vero che io non ho scritto M punto H, diciamo, H con 1 più L punto con E uguale a Q punto, non ho scritto questo, vi trovate? H con 1, H con 2T l'ho proprio eliminato dal mio calcolo. In questa trasformazione isoterma gli M punto delta H li ho levati, perché non ci sono, perché, o meglio, ci sono, ma sono uguali, M punto H con 1 e H punto H con T, quindi li ho eliminati. Quindi il bilancio di prima legge lo scriverei in questo modo. Attenzione, questa Q è una Q frigorifera, cioè una Q che devo levare al fluido, cioè nel caso di trasformazione isoterma, che devo fare? Devo energizzare il fluido, quindi devo dare una certa quantità in L punto con E e devo tirar fuori la Q punto con F, cioè devo raffreddare il fluido mentre lo sto comprimendo. Bene? Ci siete? Allora, e diciamo quindi, ma la Q punto con F, qualora tutto questo avvenisse in modo reversibile, ragazzi, quanto sarebbe uguale? La Q punto reversibile è uguale, nella trasformazione reversibile è uguale all'integrale di T in delta S, bravo. La T resta costante? Sì, quindi è T per il delta S. Attenzione, ma il T delta S a quanto è uguale qua? T per delta S. Oh, questo rettangolino di cui avevamo detto che era il lavoro. Ma perché abbiamo detto che era il lavoro? Perché questo è il calore. Perché avevo detto, avevo dato per scontato questa posizione. Cioè che nel caso di trasformazione, di compressione isoterma, essendo la potenza meccanica uguale alla potenza frigorifera, e poiché la potenza frigorifera è uguale a T delta S, evidentemente questo è il lavoro di compressione per unità di portata massica. Ci siete o ripeto? Ripeto, che cosa, dove vi siete messi? Ragazzi, se voi non fate primo e secondo principio, facciamo termodinamica di distanza, non mi seguite. Dovete studiarvi, diciamo, queste cose, perché altrimenti, diciamo, il rischio è che, diciamo, non prendete tutti i passaggi che faccio. Ripeto, allora, quanto è uguale la potenza frigorifera nel caso di trasformazione isoterma 1 di T? È uguale all'integrale di T in S. L'abbiamo già visto mille volte, ve lo ricordate? Okay. Quindi l'integrale di T in S, se T resta costante, ragazzi, a quanto è uguale l'integrale di T in S tra 1 e 2T? Domanda? È uguale a T per delta S. Chi è T delta S? Questo. Ovviamente a parità di portata massica, giusto? Questa vi ricordo che la Q è la Q è uguale a T da S. Ovviamente per avere la Q grande, che dovete fare? Dovete moltiplicare per M punto. Ma non serve, perché sul piano termodinamici noi non guardiamo mai le potenze totali frigorifero, non guardiamo mai le potenze meccaniche di elettrico totale, le guardiamo per unità di massa. Altrimenti non potremmo seguire. Quindi a noi non interessa la Q grande, ma interessa la Q piccolo. Va bene? Quindi questa L punto e Q punto, i ragionamenti che facciamo sui piani termodinamici sono L piccolo con E, Q piccolo, va bene? Frigorifero. Allora, vi è chiaro che questo è Q? Q con F? Q, F? È chiaro a tutti? E se è QF, poiché abbiamo detto anche che nel caso di una compressione, diciamo, abbiamo che il delta H è nullo e quindi L punto di compressione è uguale all'H punto, giusto? E quindi cosa vuol dire? Che il lavoro di Elica sarà uguale esattamente a questo. E quindi questo è esattamente quello che volevamo dimostrare, cioè che quell'area sottesa alla curva 1,2T rappresenta il lavoro di Elica, il lavoro di compressione di Elica. Ci siete tutti? Allora, a questo punto dobbiamo vedere perché questo è il lavoro di compressione nel caso in cui
la trasformazione è una trasformazione invece adiabatica. Allora ragazzi, nel caso di trasformazione adiabatica, allora la cupola L punto, ragazzi, seguitemi, perché anche qui la cosa è leggermente complessa. Abbiamo detto che L punto con E a quanto uguale? A M punto per delta H. Quindi è uguale a M punto H2S meno H con 1. Questo ovviamente è il lavoro massimo. Quindi stiamo parlando di compressione adiabatica interamente reversibile. Ci siete? Ma attenzione, questo H2S meno H con 1, nel caso in cui mi trovo del gas, a cosa sarà uguale? M punto Cp T2S meno T con 1, giusto? Giusto? Adesso faccio un'altra cosa, dico, ma se io avessi avuto questa trasformazione tra 2T e 2S, quale sarebbe stato l'H punto? Questo è un riscaldamento a pressione costante, trasformazione. Quale sarebbe stata l'H punto da fornire in questo caso? Scriviamo. H punto di riscaldamento in questo caso sarebbe stato M punto per H2S meno H2S meno H2T. Giusto? La quantità di calore che avrei dovuto fornire per andare da qua a qua sarebbe stata esattamente quella. Ci siete? No, non ci siete. Fermatevi, se no, perché poi lo ripeto. Poi, ci siete? Attenzione, questa cosa uguale. Questa è uguale a M punto per Cp per T2S meno T2T. Giusto? Ma T2T è uguale a T con 1. Quindi la quantità di, diciamo, di potenza meccanica che devo dare per comprimere da qua a qua è uguale in termini di potenza alla quantità di calore che devo dare per andare da qua a qua. La quantità, vedete, queste due qua, quantità, queste sono uguali dal punto di vista quantitativo, sono uguali. Quindi la quantità, la potenza meccanica delica che devo dare per andare da 1 a 2S è uguale alla quantità di energia termica che devo andare, cioè dovrei dare per andare da 2T a 2S, giusto? Ripeto? Sono uguali, vedete queste due cose. Quindi quello che devo dare da qua a qua è uguale a quello che devo dare da qua a qua. Attenzione, ma su questo piano termodinamico qual è la quantità di calore che devo dare per andare da 2T a 2S? È sempre l'integrale di T da S, quindi è questo integrale qua, giusto? Quindi posso dire che poiché l'L punto con E è uguale a questo e questo è uguale a questo integrale, la quantità di calore che devo dare per andare, la quantità di energia meccanica che devo dare, cioè che devo dare per andare da 1 a 2S è esattamente l'integrale tra 2T e 2S, giusto? Io l'ho perso, lei l'ho perso. Ma proviamo a basta. Non è chiaro. Non ho capito l'ultima cosa. Allora, poiché abbiamo detto che l'integrale tra 2S, tra 2T e 2S è uguale a questo qui, uguale a questo oggetto qui, giusto? E questo è uguale a questo, quindi vuol dire che questo integrale è uguale alla potenza meccanica. Si trovate, ragazzi? Quindi in termini pratici, sì, la differenza tra la compressione isoterma e la compressione isentropica, sì, quale viene utilizzata? E quindi, no, in termini pratici, questa è la compressione isoterma, cioè diciamo, devo dare questo a questa potenza meccanica, mentre nel caso della compressione isentropica è tutta questa. Quindi teoricamente mi conviene, diciamo, dal punto di vista termodinamico, mi converrebbe fare cosa? Una isoterma, perché devo dare meno lavoro su potenza meccanica. Attenzione però, come faccio a raffreddare se la macchina è così piccola? Non lo posso fare.
che cosa faccio a questa pratica, ma lo vedremo nella prossima lezione. Faccio una cosa di questo tipo, faccio più salti, prima comprimo, poi scendo, vado a raffreddare e poi risalgo e comprimo di nuovo. Quello che guadagno, ragazzi, è questo che sta qua dentro. Oppure lo faccio più volte, cioè faccio una prima compressione, poi faccio questo, poi faccio questo, poi faccio questo. Qual è lo svantaggio, diciamo, qual è lo svantaggio di tutte queste tecniche a compressione multipla? E interrefrigerazione. Cioè io devo prendere questo che sta qua dentro, comprimo, va bene? Poi devo mettere uno scarpino, entro qua, esco da qua, poi devo raffreddare, poi devo rientrare un'altra volta in un compressore, comprimo un'altra volta, poi la devo raffreddare un'altra volta. La macchina comincia a diventare troppo complessa, pesante, complessa, costosa, e quindi non mi conviene andare oltre certi limiti. Ma l'intercooling nella compressione, cioè l'interrefrigerazione, avete capito che vi comporta un vantaggio. E questo ricordiamocelo, perché poi sfogliate sempre le vostre riviste e troverete interrefrigerazione, intercooling, va bene? Perché? Perché ci conviene, come abbiamo visto termodinamicamente. Allora, la prossima volta ritorniamo un po' su questa cosa, perché siamo andati un po' lunghi nella lezione, però ripartiamo da questo punto. L'importante è che fate questo ragionamento con calma dei grafici, ragazzi, perché è una cosa che è un po' macchinosa, non sempre viene semplice, ci ragioniamo.